Eccomi qua, come promesso sul forum, ho messo su YouTube il video del mio primo demo. Avevo 18 anni, è stato registrato a casa mia, nella mia camera, avevo soltanto un amplificatore eco, una Fender assemblata da notare, che in realtà Fender, aveva soltanto il manico Fender, perché il corpo era un corpo in multistrato, il battipenna l'aveva fatto notare, c'era su un MG, avevo un amplificatore eco a transistor che generava parte della distorsione, un GP8 della Roland, che era un multieffetto per l'epoca, era molto, molto importante, e un cabinet, semplicemente una cassa Marshall, che era un pezzo di un Marshall MOSFET, che quando insomma, uscirono i MOSFET erano una sorta di novità, no? Prima ancora del MOS valve, di una serie di cose, chi non si poteva permettere le ampie valvole prendeva questi ampie MOSFET, io ho preso soltanto il cabinet di questo combo, e i brani erano brani miei, quindi inizia con un pezzettino dal vivo, perché suonavo con un gruppo che si chiamava Gomma Gomma, e facevo una parte mia di assolo, dopodiché ecco che arriviamo nella mia camera dove c'è questa ripresa fatta da un amico di mio papà che aveva la telecamera, perché nell'88 avere una telecamera era praticamente da professionisti, quindi stiamo parlando del mio primo demo quando avevo 18 anni nel 1988, e quindi questo amico che faceva il fotografo e quindi aveva la telecamera per registrare i matrimoni ha fatto questo video dove io facevo un pochino dei brani miei, un po' di assoli, dei brani col suono pulito eccetera, proprio come un demo, sperando che qualcuno lo ascoltasse, lo guardasse e che magari mi desse da lavorare. Poi le cose sono andate in un certo modo, mi raccomando non ridete troppo, e a me ha fatto sorridere, è una cosa, so che mi espongo anche a magari a molte critiche o anche a risate, però credo che quella fu proprio veramente una parte importante di quello che è la crescita di un musicista quando sei 18 anni, insomma, vabbè, comunque guardatelo e poi ci sentiamo per i feedback. Ho 18 anni e sono un chitarrista, perlomeno insomma, cerco di esserlo. Il pezzo che avete appena visto è un assolo che ho fatto io dal vivo in una specie di concerto che ho fatto con un gruppo qui vicino a Carpi. E niente, ora eseguirò degli assoli su una decina di pezzi che io ho composto e ho registrato qui in casa con un 4 piste. Niente, penso che questi siano sufficienti per riuscire a capire più o meno quello che so fare e, diciamo, il mio modo di suonare, o perlomeno il mio stile. Detto questo, niente, partiamo. Sono finiti. Ora eseguo
alcuni pezzi classici che ho arrangiato io sono pezzettini, sono dunque c'è la prima la marcia turca di Mozart, poi la ciarda di Monti, il moto perpetuo di Paganini, il volo del Calabrone di Rimsky-Korsakov e poi un altro pezzo che era il pezzo di un film in City Adventure che io ho tirato su dal film, così è così. Thank you.